Allora, io ho avuto la possibilità di lavorare con questa macchina per una decina di giorni e per me è stata veramente interessante vedere la differenza tra la 50 e la 100, al di là dei megapixel, che sono ovviamente la cosa più ovvia, ma non quella secondo me più importante, è la capacità di recupero sulle ombre, che è impressionante, la gamma dinamica è veramente molto estesa e bella da vedere, la resa negli anti-ISO. Completamente inaspettata per una macchina di largo formato, e anche in realtà la possibilità di lavorare con soggetti in movimento. L'eye tracking è molto migliorato rispetto alle versioni precedenti e la messa a fuoco è molto più precisa e veloce. Tra l'altro, finalmente si può prendere una macchina di medio formato e portarla fuori dallo studio, perché comunque è possibile scattare tranquillamente a mano libera senza doversi preoccupare troppo della messa a fuoco, della resa, ed è comunque una macchina che performa bene anche al di fuori.